Sindaco Castiglione, buongiorno. Due domande e due risposte velocissime. Partiamo intanto dall'inizio di questa fase 3. Come sta andando a Campobello di Mazzara? Buongiorno, dottor Lupo, grazie per avermi contattato. Come sta andando la fase 3? In questo momento, grazie a Dio, sta andando bene perché non ci sono nuovi casi e speriamo che possa continuare così per tutto il periodo estivo, quantomeno, e poter trascorrere questa estate con serenità e con tranquillità. Certo, ci preoccupa non poco l'apertura o l'abbattimento di tutte le restrizioni che sono state imposte fino adesso per la salvaguardia e la salute di tutti i cittadini, ma era necessaria una ripresa e quindi con il buonsenso da parte di ciascuno di noi e di tutti i cittadini io penso che si possa superare anche questa fase cruciale che determinerà la ripresa e la rinascita di un paese che ha subito un tracollo dal punto di vista economico-finanziario, oltre che dal punto di vista sanitario. Tra queste riprese c'è in primo piano la riapertura delle spiagge, soprattutto Lidi e Spiaggia Libera. Lì come va a Campobello? Allora, i lidi già si sono attrezzati nel rispetto delle misure imposte dalle linee guida sanitarie e questo fa ben sperare. Per quanto riguarda la spiaggia libera, ovviamente per quanto riguarda Tre Fontane, come lei può immaginare, con 11 chilometri di spiaggia, che sono all'incirca 480.000 metri quadrati di spiaggia libera, sarà impossibile da parte nostra, con le risorse umane e finanziarie, poterla gestire a pieno. Ma abbiamo già ordinato dei cartelli che distanzeremo e collocheremo a circa 150 metri, 200 metri l'uno dall'altro, dove invitiamo le persone che si avvicinano al mare di poter rispettare il distanziamento interpersonale, che è la cosa importante da rispettare, e avere con sé la mascherina nel caso in cui dovesse essere necessario doverla utilizzare. Io sono convinto che con la dimensione della nostra spiaggia non ci saranno problemi di assembramento e quindi questo mi fa ben sperare per il trascorrere di un'estate più o meno tranquilla. Ci sarà poi il problema delle serate della movida, ma i locali in questo momento stanno rispettando e stanno facendo rispettare quelle che sono i distanziamenti interpersonali. Quindi tutto lascia sperare per un periodo estivo nella massima tranquillità. Speriamo che si possa mantenere. Ecco, un altro tema di grande attualità proprio di queste ultime ore, l'impianto di compostaggio che dovrebbe sorgere in contrada San Nicola. Ecco, lei era stato a Mazzara, credo che abbia preso posizione assieme al sindaco Quince, è così? Ho fatto una nota inviata al Dipartimento Acque e Rifiuti, così come al Sindaco di Mazzara del Vallo, e poi ieri mi sono recato presso il Comune del collega di Mazzara per discutere sulla questione abbastanza delicata, perché se da un lato è vero che c'è bisogno di impianti di compostaggio in tutta la Sicilia, vista la carenza che ogni anno puntualmente si verifica, soprattutto nel periodo estivo, quando gli impianti si saturano e non abbiamo più dove portare e consegnare l'abbancamento dell'organico, è altrettanto vero che il sito che è stato scelto da questa azienda in quelle di Mazzara del Vallo, ma alle porte di Torretta Granitola, in un paesaggio turistico, naturalistico e ambientale di tutto il rispetto, con la frazione di Torretta Granitola, con i Gorghi Tondi, con le Cave di Cusa, è stata una scelta infelice da parte di quell'azienda doverla collocare o poterla allocare in quel sito. Per cui ho fatto le mie rimostranze e ho adito la Regione affinché non dia il parere via che è necessario, a mio avviso, cosa che invece l'impresa, l'azienda ritiene che non sia necessario, ma per me la valutazione di impatto ambientale è fondamentale per poter stabilire se in effetti questo tipo di impianto lì in quel sito possa essere davvero allocato. Quindi un no a quanto deciso. Assolutamente, assolutamente sì. Ci sono altri siti sempre nella zona, ma non nella prossimità di una località turistico-balneare. Chiarissimo, lei mi diceva poco fa che sta andando all'aeroporto, posso chiederle perché? Sì, stamattina c'è un flash mob organizzato dal presidente dell'AIGES, dottore Ombra, e con tutti i sindaci, ma con la popolazione in prima linea interessata, farà le proprie dimostranze per questa decisione scellerata che l'Italia ha effettuato nei confronti dell'aeroporto di Birgi. E quindi noi riteniamo che sia impossibile che una compagnia aerea italiana possa comportarsi così, per mortificando una provincia come la nostra, vocata al turismo, dove fra l'altro, essendo
essendo la provincia Sicoled, ha sicuramente un'attrazione importante in questo momento di inizio della stagione estiva. Quindi una compagnia che prende fra l'altro fondi pubblici, soldi dello Stato, per poter continuare a operare, fra l'altro in perdita, dovunque decida autonomamente di interrompere le linee aeree, e questo non è più accettabile e concepibile. Quindi faremo tutte le nostre azioni di lotta affinché l'aeroporto di Sirgi venga salvaguardato e tutelato, perché abbiamo un interesse che è quello della nostra provincia, la provincia del Trapani, che va assolutamente salvaguardato dal scelleraggio di queste compagnie che vengono qui, depredano e poi vanno via. Benissimo, grazie allora, grazie sindaco, buona giornata. Grazie a lei, dottor Dulu.